Tu, solamente tu, Gorampande, sei entrato, hai fatto l'assist e il gol del 2-0. Buongiorno a tutti dal vostro grande, grandissimo Capitan Napoli, clamoroso! È appena terminato l'anticipo di mezzogiorno e mezzo della 28ª giornata tra Genoa e Juventus e arriva la prima sconfitta in campionato per la Juventus 2-0 a Genova, appunto proprio con Genoa, con gol al 72esimo dell'ex Juventus Sturaro e all'81esimo raddoppio del grande, grandissimo Goran Pandev, Goran Pandev. Sono veramente felicissimo che la prima sconfitta della Juventus è arrivata proprio contro i nostri grandissimi fratelli genuani. Grande festa per i tifosi del Genoa. Juventini, non vi arrabbiate per questo video, stiamo parlando della partita di oggi e non del campionato in generale. Primo tempo dove aveva giocato bene Genoa e avrebbe meritato il vantaggio con un gran giocatore che ha un grande avvenire come Caumè, il numero 11, che l'anno scorso era Cittadella Calcio in Serie B, poteva portare Genoa al vantaggio e grande parata di riflesso di Perin. Primo tempo un po' più meglio, comunque il Genoa della Juventus, una Juventus sottotono. Nel secondo tempo la Juventus aveva fatto un gol di Dybala, ma io l'avevo visto che era fuori gioco perché quando gli aveva dato la palla di scarico Emre Can era giustamente in fuorigioco, giustamente fuori gol annullato. Nel primo tempo, certo, rigore richiesto da Genoa ci sarebbe potuto stare, ma purtroppo prima rimbalza anche sul braccio di Comé, poi su quello del giocatore del Genoa. Ma finalmente nel secondo tempo arriva i due cambi decisivi che portano a Genoa questi meritatissimi 3 punti. Entrano l'ex Juventus Sturaro al 70esimo al posto di Lazovic. E soprattutto al 60esimo entra Pander per Sanabria. La magia arriva al 72esimo, gran bella ripartenza del Genoa. Pandev dal limite dell'area, da qua a qua, dal rasoterra, un bellissima palla a Sturaro. Sturaro tira a giro rasoterra, sull'angolino più basso rasoterra, come si può dire. Il portiere Perì la conteggia male i passi del pallone, fa male i suoi calcoli, colpa anche del portiere della Juventus, ex Gian Perì, e vantaggio meritatissimo del Genoa. Esattamente all'81esimo, 9 minuti dopo, grandissimo contropiede, velocissimo Caumè, veramente imprendibile per tutta la difesa della Juve, bellissimo contropiede all'italiana. Palla simile a quella che ha dato Pandev a Sturaro, cioè da qua, da destra a sinistra, rasoterra, ed appena dentro l'area fa partire un bellissimo tiro a giro sul palo più lungo. Pande, commovente, bellissimo. Fa il commovente gol del 2-0. Va sotto la curva del Genoa, tutti sopra ai giocatori del Genoa per il meritatissimo 2-0. Il Genoa vince meritatamente 2-0. Ovviamente i migliori in campo sono stati Caumè, che ha fatto una grande partita, e l'asse del 2-0. Quella mezz'ora decisiva, al notte e mezzo in pagella, un grande Pande che fa l'assist del primo gol e fa il secondo gol a 36 anni, ex Napoli, il grande Goran Pandev. Non è la prima volta che segna la Juventus. Molto male la Juve, molto scarica a livello psicotecnico-tattico. Si vede che tutte le energie psicofisiche le aveva date mercoledì, oggi è una squadra veramente molto scarica. La prima sconfitta in Serie A, come tutti i campionati, prima o poi arriva, è arrivata proprio. Sono contento per il fatto che è venuto contro i miei fratelli genuani, sono contento per loro. Ora hanno 33 punti, hanno una salvezza oramai acquisita. Questo, battendo la Juve, la ciliegina sulla torta che fa terminare, nel migliore dei modi, il campionato comunque del Genoa con una grandissima soddisfazione. Vi auguro un pronto proseguimento di giornata del vostro grande, grandissimo capitano. Per rispetto clamoroso, il Genoa batte 2-0 la Juventus. Il Genoa è la prima squadra della Serie A di quest'anno che batte la Juventus. Onore e merito a Genoa, sempre forza Napoli, sempre forza Genoa. Un saluto a tutti i miei iscritti tifosi del Genoa, sono molto molto felice per voi. Grandissimi complimenti. Grande Genoa e grande ex Goran, Goran, Pandev, Pandev, Goran, Goran, Pandev. Ciao belli, buona domenica.